fare un incontro pubblico a Reggio Emilia fosse così complicato. Pensavo che fossero altre le zone del paese dove qualcuno decide chi può parlare e chi non ha il diritto di parlare, dove sta bene, dove sta male. Mi invito e vi invito a non perdere neanche 5 secondi di tempo dedicando l'attenzione a gente che, se ci fossero qua i partigiani, quelli veri, prenderebbero schiaffi loro. Perché il papà ha tanti soldi in banca. Vuole sapere quanta di questa gente che vorrebbe impedire alla Lega di parlare si alza alle 5 della mattina per andare in banca. Abbiamo già dedicato troppo tempo, torniamo a cosa si vede. Renzi stamattina ha twittato. Persone serie twittano, lui ha twittato viva l'Italia libera, evidentemente è sintonizzato sul canale 5 ma di 20 anni fa. Io ho ritwittato dicendo se ci pisa per scemi, perché fra l'euro tedesco e le migliaia di clandestini che parlano ogni giorno, l'Italia non è mai stata così occupata, preoccupata e disoccupata. E quindi la nuova versione. A liberare il paese tutto, noi siamo Lega Nord, ci battiamo per il Nord, però io dal 5 all'8 maggio avrò degli incontri simili a questo dell'ordine a Catania, Lamezia Terme, Taranto, Bari, Napoli, Viterbo, Frosinone e Cagliari. Non perché la Lega ha cambiato pelle, ma perché per fortuna rimaniamo l'ultima speranza per tanta gente che non si fida più della destra e della sinistra, adesso è concesso che esista la destra e la sinistra, e neanche del presunto nuovo grillo che sull'euro e sull'immigrazione ha tirato a tutti gli italiani due sole, come dicono a Roma incredibili, cancellando il reato di immigrazione clandestina e balbettando qualcosa sull'Europa perché non ha le palle per dire fuori dall'euro, mentre noi le palle invece...